Cari buongustai, bentrovati anche oggi nella cucina di A Casa Tua presso Alindar Cucine Industria Arredamenti. Allora, oggi il colore la farà da padrona. Sì, un colore che si può mangiare, versatile, sarà nero, rosa, magari forse sarà rosso, chi lo sa. Allora, scoprite di cosa si tratta dopo la sigla. Allora, eccoci, diamo il via a questa bella puntata ricca di un sacco di prodotti genuini del nostro territorio da promuovere. Allora, chi poteva rappresentare meglio se non Antonio Rosso del Salumificio Rosso? Ben trovato Antonio. Buonasera. Benvenuti, buongiorno, buonanotte. E poi ancora il nostro Umberto Mastroianni. Ben trovato Umberto. Come va? Benissimo. Bene. Parlavamo di rosa, di nero, quindi di cosa si parla? Consorzio del Suino Nero. Il Consorzio del Suino Nero, quindi oggi cercheremo, andremo a valorizzare, a diffondere la cultura dell'utilizzo, anche la valorizzazione del Suino Nero di Calabria, quindi abbiamo anche il rosa però, vero? Sì. Nella tua macelleria non manca. Né uno né nell'altro. Né uno né nell'altro. Bene, cosa realizzeremo in linea di massima? Andiamo sul suino nero, perché abbiamo questa specie diciamo che è autoctona, non, del nostro territorio. Sì, sì. E tutti questi sono prodotti che tu trasformi. Trasformiamo, sì. Okay. Noi con un disciplinare particolare, ecco. Giusto? Esatto. Umberto. Che il consorzio ha fatto. Tu sei il presidente adesso, sì, del consorzio? Ma da poco tempo. Da poco tempo, allora battezziamolo così, il presidente del consorzio. Viva Umberto Mastroianni e chissà quante belle cose faremo insieme. Allora, grazie. Attraverso una ricetta valorizziamo quello che per te è materiale di lavoro da più di 40 anni. 40, oddio, ma si sono fatti i due calcoli, quanti anni hai, quanti non hai, vabbè, ok. Allora, qualcosa l'ha nascosta però, diciamolo, bontà della rosetta che ti sopporta da un sacco di tempo, va bene, allora la moglie chiaramente, cari amici. Allora, come potremmo iniziare se non con un sugo tipico? Tipico. Quindi? Casareccio con la carne di maiale nero. Il sugo di maiale. Sì. Ecco, sì. Bene. Allora, che cosa mi hai portato qui come tranci? Io ho portato intanto prima la cipolla, poi il finocchietto selvatico, pancetta, un pezzo di lognia di filetto di maiale e le costine per fare il ragù. Nero? Sempre nero. Nero, va bene. Allora, sì, avviamoci. Io ti posso aiutare perché lui mi deve parlare della... del maiale. Beh, nero ce la faccio pure da solo, da quello solo? Che, sì, quello che, se okay, ho bisogno ti, mi chiami? Ti chiamo, vabbè, va mi bene? Fai uno squillo, okay, ok, ok. Allora Umberto, dimmi un po' quali sono queste differenze allora tra il maiale rosa e il maiale nero. Allora, il maiale rosa praticamente è un allevamento intensivo, mentre il maiale nero è soprattutto prodotto di nicchia, perché è un animale che stiamo valorizzando e portando avanti da un po' di tempo. E così la differenza è che mentre il nostro è lo stato brado o semibrado, perché è libero nelle campagne, il maiale rosa è un allevamento intensivo, alimentato tutto quanto con alimenti. Non libe, insomma, no, non, no, che si no, trovano, no, no. Non che si trovano magari nei paesaggi, no? No, certo. Bene. Sono degli allevamenti nei capannoni, certo, alla sua intensiva. Certo. Quindi devi accendere allora questo fornello. Sì. E vai, vai. Accendi e dai fuoco a questa bella cipolla con l'olio extravergine d'oliva di Statti, 100% Carolea. L'olio d'oliva da noi non manca, certo. Ce ne sono una varietà infinita. Dicevamo Umberto, quindi, allora fondamentalmente quindi l'allevamento caratterizza appunto le due tipologie di maiale e quindi poi la carne ha un sapore. È diversa perché è una carne molto più ferma,
perché essendo che l'animale va, cammina di continuo, la carne non è una carne frolla, tipo è bella allenata, esatto. E poi è molto maturo, perché il maiale che viene macellato ha sempre sui 15-18 mesi. Mamma mia, non sembra che sta tagliando burro, scusami, perché poi io faccio finta di essere distratta, ma anche il suono del coltello nella carne è una cosa che stimola l'udito e dà una sensazione molto particolare. Burro, burro sta carne! Ma il coltello del che salumificio rosso, sì, vabbò. Ho il polso che porta. Tutte e due, diciamo tutte e tre non guastano. Quindi dicevi, Umberto, scusami se io ogni tanto mi lascio anche emozionare dai tagli della carne. No, niente, parlavo solo della qualità della carne, che è superiore rispetto al bianco, cioè al suino rosa, per la sua qualità del camminare in aperta campagna. Quindi sia nel tessuto proprio della carne, nel grasso e soprattutto anche nel sapore, perché certo, chiaramente dicevamo appunto che si cibano in uno stato brado o semi-brado. Allora, quindi, semplice, fondo di cipolla. Sì. Devo dire che tu sei proprio bravo, eh? Hai tagliato quella cipolla come uno chef. Ma sei sicuro che fa il macellaio? Il produttore di salumi? Vabbè, uno si arrancia, si deve arranciare un po' a tutto, È bravo. Per non morire di fame, si vede però, No, infatti tu di sicuramente, guarda, in deperimento organico non ci sarai mai. Allora, per ritornare a noi, sapete dove l'ho beccato? L'ho beccato in occasione di una bella fiera. E guardate, in mezzo tantissimi stand, visto che poi chiaramente io provengo dall'area commerciale, no? Per me i venditori, quelli che ci mettono l'empatia, quelli allegri, hanno una marcia in più e Dio li deve aiutare, perché non è facile anche scrollarsi tutti i problemi e mettersi davanti alla gente in modo sorridente, in modo assolutamente propositivo. Lui dà. Un chilometro di distanza lo vedevi sprecciare sul suo bancone a promuovere i suoi salumi, far assaggiare con una nonchalance, un sorriso. E allora io gli ho detto, tu prima o poi devi venire a cucinare a casa tua. Mia. Ecco qua. Il vino è pronto. Il vino, passami il vino, Umberto. Fai qualcosa. Hai capito? Grazie, caro. Senti, ti va bene il gagliocco di Stazzi? Sì, sì, un vino rosso fa sempre bene. Poi Stazzi è anche un buon vino, Eh? O no? Certo. Solo le cose migliori a casa tua. E se no che veniamo a fare? Mettiamo il maiale buono. Senti, così. Ma dove sei adesso con i punti vendita? Glielo vuoi dire ai nostri amici, visto che io ci vengo spesso, ma loro con magari non lo sanno. Con i punti vendita siamo con l'azienda che produciamo i salumi in via La Petrizia, Sellia Marina. E ti poi trovano abbiamo... sulla strada? Sì, sì, sulla strada. Un po' internato, 200 metri. Senti, mi devi affilare sto coso, Adesso l'affiliamo. Ecco, col tuo coltello. E poi a Sellia come negozio a dettaglio, macelleria e gastronomia, che facciamo anche piatti da sport. No! Certo! Wow! È fantastico! Che cosa prepari come piatti da sport? Scusa, quello che ci chiedono, tutta roba nostra locale. Madonna. Dalla porchetta ai pollo arrosto fatta alla brace. La porchetta pure! E i pollo arrosto fatta alla brace. Ruspanti? No, quelli no, quelli le commercializziamo, ma ci abbiamo anche il ruspante, ma qualche volta c'è pure. Bene. Sì, buono. Se possiamo può andare? Fare, come no. Ecco, poi questo ce lo beviamo, Sherry. Non ti preoccupare, un bicchiere di vino fa bene. Certo che fa bene. L'uva sta proprio nella piramide della dieta mediterranea. No, ti avevo messo lo zucchero perché sapevo che avresti preparato una ricetta dolce. Ma ci vuole anche lo zucchero poi dopo. All'agro dolce ci mettiamo pure lo zucchero. E quello te lo devo prendere perché non c'è. Allora, ma insomma, voi due, dov'è che vi siete incontrati, collaborate, state insieme? È un amore a prima vista, un amore sbocciato dopo? È stato il maiale nero, il maiale è rosa a farvi incontrare? È stato proprio il maiale nero che ci ha fatto avvicinare e conoscerci. Il potere degli animali? Ecco. Dai, raccontami quindi, tu di questo amore, tu il passionale, quello che cucina, sei tu il passionale, lui è il tecnico, sì. Quello che mi dice le cose, capito, le cose proprio tecniche per la, legate per il alla maiale produzione. Nero ci siamo conosciuti con lui perché prima ho conosciuto Franco Simone, poi abbiamo fatto questo consorzio dove c'è... Che salutiamo c'è... Franco Simone che è di Cosenza, Franco? Franco è di Cosenza, ah, sì. Ok. E lo salutiamo pure, come no? Certo, certo. E quindi tramite Franco, insomma, avete creato questo consorzio? Sì, abbiamo creato questo consorzio, In che anno?
2011. Sì. Quindi bravi, che bello, da poco quindi che c'è questa bella realtà, diciamo, che vi rappresenta. E le aziende sono quante più o meno, Umberto? Sono 18 che partecipano con noi, ma i fondatori siamo in 5. Ah, ok, ok. Aspetta un attimino che lo chef qua, dimmi che cosa ti occorre. Devo prendere un po' d'acqua. Di acqua? Sì. Te lo prendo io subito. Va Intanto, bene. Per cortesia, sì. Vuoi fare una rassegna di quello che c'è qui sopra? Sì. Allora, qui sopra ci abbiamo capicollo, guanciale, pancetta, prosciutto. Questo è un fiocchetto che è molto buono. Poi ci abbiamo la soppressata, sia dolce che piccante. L'anduia e la salsiccia. La tua acqua? E il lardo. Ah, ecco. Senti, il lardo che contiene anche omega 3 e omega 6. Hai capito? Omega 3 e... Omega 6, sì. Eh sì, è anche il perché è un lardo molto buono. Siccome i maiali sono maiali che camminano sempre, quindi... Ma me lo dici, me lo racconti, come si fa a fare quella conserva là? Quella conserva lì la mettiamo solo sotto sale. Senza nessun aroma e senza niente. Adesso gli ho messo quella foglia. A Carrara la mettono dentro il marmo. La mettono dentro il marmo, ma diciamo che loro mettono molto pure tanti aromi, perché onestamente sicuramente non usano il maiale nero come ce l'abbiamo noi, un maiale che potrebbero avere loro lì, diciamo, tenuto allo stato brado. Quindi bisogna che si invece mette un pochino metti, più. Invece tu ci metti, vedo, un po', Ma quella loro tanto per fare una scenografia, Spiccare. Sì, e basta. E basta. Perché è già saporito per se stesso. Madonna santa, che spettacolo, avete visto? Quindi questa è la produzione proprio tipica del nostro territorio, intanto con tutti e quattro prodotti DOP di denominazione di origine protetta, che abbiamo noi chiaramente come denominazione riconosciuta, quindi il capocollo DOP, abbiamo la pancetta, abbiamo la soppressata e abbiamo anche l'anduia. Cos'altro? No, l'anduia non è ancora DOP. No, tu DOP ce l'hai, no. Ma non è DOP. DOP, DOP lo facciamo, DOP. DOP, la, DOP. No, DOP. La salsiccia. La salsiccia, assolutamente, la salsiccia. E va bene. Allora, che facciamo ragazzi? Ce ne andiamo in pubblicità perché dopo abbiamo un pochettino di tempo in più per continuare a mandare avanti il sugo. Quali sono i passaggi successivi per realizzare il nostro classico ragù di maiale? Ma mica maiale così, maiale nero, nero. Certo. Dimmi, adesso che gli mettiamo dopo? Solo il sugo e poi basta, lo facciamo cuocere. Ah ok, a salsa da nulla ti piace? Sapori sì, antichi? Sì, sapori antichi. Andiamo tutti sull'antichità, no? Sulla... non è che io sono un bambino, no. Sono pure antico, devo tenere la tradizione, giustamente, assolutamente, no? Assolutamente, che bambinone, che bambolotto, lui è il bambolotto del salumificio rosso. Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità, preziosi anche i nostri consigli per gli acquisti, poi ritorneremo perché questa è una puntata di colore, sì, il nero del maialino, il rosa, nel caso in cui volessimo appunto accontentarci di un maiale comunque sempre di buona qualità, di ottima qualità, perché seguono, devo dire, l'allevamento, soprattutto tu segui gli allevamenti insieme sì, a te, Umberto, tu segui gli allevamenti in modo assolutamente eccellente, quindi è una qualità che potete riscontrare andando a trovare chiaramente al salumificio rosso oppure scegliendo i prodotti che fanno parte appunto del suino nero di Calabria, del consorzio del nero di Calabria. Vi aspetto tra poco sempre a casa tua insieme ad Antonio, ad Umberto. Allora, facciamo andare un altro po' poi, ok? Va bene. Bene, quindi rieccovi, abbiamo giusto il tempo per andare a continuare il nostro ragù di maiale nero, maialino nero, il maialino nero che è una specie autoctona del nostro territorio che rivendichiamo quale preziosa carne, assolutamente, e qui abbiamo intanto il presidente del consorzio, l'abbiamo battezzato perché da poco lo è diventato, ma in realtà conosce tutto di questa produzione. Allora, intanto Umberto, con te un attimino adesso ritorniamo a parlare anche a chiarire, no, alcuni punti sulla produzione del nero di Calabria. Beh, rosso mio, Antonio, che cosa accade adesso? La vogliamo mettere sta salsa della certo. Nonna? Ecco. Ci mettiamo la salsa della nonna. Ma nella terracotta? Nella terracotta lì che cosa è successo? Quello che è uguale a questo è lì.
Ecco, perché praticamente quanto tempo di cottura c'ha questo ragù di solito? 4 ore. 4 ore. Dovevamo stare qui una settimana intera e invece no, lui è stato così bravo. Che stai a fare? Devo aprirla così. Così, hai capito lui? Allora, dicevo, è stato così bravo e paziente, da grande cuoco provetto qual è, oltre che produttore e macellaio di fiducia, a prepararlo prima il ragù di maialino nero, così intanto la conduttrice può assaggiare, non deve aspettare che finiscano le puntate che stiamo registrando. Allora, con l'occasione voglio salutare. Un abbraccio forte. Basta un abbraccio. Che basta? Un abbraccio? No, basta una bottiglia. No, mi sembrava, perché un abbraccio è poco, a casa mia. A casa tua invece? Sono tanti. Sono tanti. Avaro che non sei altro. Non si direbbe, visto tutto quello che c'è qui sopra. Vabbè, ritorniamo a noi. Allora, un abbraccio. Intanto, una nepotina, non me la devo abbracciare. Bravo. Me li fa fasti i saluti. Un abbraccio intanto figurativo alla signora Natalina di Cosenza. Sì, proprio tu, Natalina, ti voglio bene, anche se ancora non ci siamo mai viste, mai conosciute, però sei la mamma di un pezzo di cuoricino mio, che è Ilaria, la fidanzata di Marco Gagliardi, vero? Coincide tutto. Allora, Natalina, rimani sempre con noi, a casa tua e anche tua. Certo, grazie per l'attenzione che ci presti ogni giorno. Mi viene a trovare poi, prepara 2-3 ricette, anche 4, e così ti presentiamo agli amici da casa tua. Allora, intanto, questo se ne può andare. Sì. Perché deve arrivare, guarda un po', alza lì a favore di telecamera, deve arrivare ad avere questa consistenza. Ah, mamma mia, che spettacolo! Bene, via, perché qui vogliamo vedere... Vogliamo vedere il grasso del maiale nero di Calabria, che tipo di colorazione assumerà sulla padella rovente antiaderente, vero? Sì. Allora, ci siamo. Mi dica. Questa produzione di maiale nero, Umberto, è una produzione di nicchia, perché è chiaro che il prezzo intanto lo dimostra, esatto. Dimostra che chiaramente va verso il mercato, questa produzione va verso il mercato della ristorazione e delle botteghe che trattano prodotti di nicchia artigianali. Sì, sempre su aziendine specializzate, perché non possiamo mettere vista la possibilità non di tutte persone che possono... che non è sulla grande distribuzione questo prodotto, ma solo esclusivamente nelle rivendite di nicchia, rivendite specializzate, certo, ristorazione media alta, perché giustamente... Perché la produzione poi è limitata, tra virgolette, non è che ci siano tantissimi maialini neri, no? È per quello che sono insomma, prodotti di nicchia. Benissimo, allora il finocchio è arrivato? Sì. Anche a me piace tantissimo il finocchio sul maiale. Questi sono selvatici, quello è selvatico. Mamma mia, tutto selvatico. Anch'io sono selvaggia, anzi sono io. Selvaggio. Ecco. Dicevamo quindi, essendo appunto un mercato di nicchia, ha un prezzo anche alto, anche perché la produzione, è chiaro, non è così estesa come per il maiale rosa. E più o meno, quanti sono i capi che si producono ogni anno? Ma in Calabria ogni anno... 1200, 1300, ma arriviamo a 1500. È poco. Di bianco se ne produce quasi 200.000. Di bianco 200.000? Capirai, la proporzione è veramente... E in Calabria se ne consumano 800.000. 800.000, bene. Senti, ma invece il mercato estero è interessato al nostro prodotto? No. Ma il mercato estero dei prodotti nostri finiti, sì. Dei prodotti finiti, sì. Dico, perché io so che quando andiamo nelle fiere a rappresentarle va benissimo, è un prodotto che proprio raggiunge dei risultati pazzeschi. È apprezzato per la sua qualità. Apprezzato per le qualità e perché ha un sapore inequivocabile. Vedete, intanto io ho l'acquolina in bocca che sta sopraggiungendo. Allora, mentre la nostra pancetta sprigola va in quella padella, va, io vi voglio ricordare che intanto, visto che si tratta di maiale ed effettivamente, nonostante faccia bene perché ha un sacco di acidi grassi, il profumo è speciale. Il profumo non è speciale, è specialissimo, è uno dei parfum di cui proprio non si potrebbe mai fare a meno di indossarlo in bocca. È un profumo che si indossa in bocca, questo strano.
però ci piace così. Però... ci piace così. Dicevo, la conservazione è fatta per questo. Guarda lì che cosa c'è. Allora, vuoi partecipare pure tu con una delle tue ricette al concorso del re bergamotto a casa tua? Possiamo anche partecipare, come no? Come quando? No? Subito, da subito. Da tu, subito, va bene. Ascoltami, ascoltami, cosa devi fare? Cosa dovete fare? Dovete andare sul sito internet www.iprodottidelsud.it e lì che troverete un sacco di prodotti trasformati al bergamotto. Fatevi ispirare da uno di questi prodotti, che sia dolce o che sia salato, e realizzate, immaginate la ricetta e quindi poi dovete verificare. Quindi senza prodotto come fate? Ordinatelo online perché è possibile, arriverà direttamente a casa vostra. Recatevi presso i punti vendita alla degusteria di Villa San Giovanni, Reggio Calabria, e troverete anche questo punto vendita nell'aeroporto di Lamezia Terme. Inviate la ricetta, provate, assicuratevi che il risultato sia eccellente, perché la commissione è una commissione non esperta e pretende tantissimo. Cosicché concorrerete, appunto, inviando la foto e la preparazione della ricetta nella pagina che abbiamo riservato del nostro sito internet, che è www.acasatua.tv. concorrerete ad ottenere il primo posto, quindi la creazione del maestro Olafo Gerardo Sacco, il secondo posto un weekend al Grand Hotel della Villa, e terzo e non ultimo l'invito, il terzo premio, l'invito proprio alla kermesse del Bergamotto in Festa, che si terrà prossimamente a metà anno al Borgo Santa Trada al Filone, come sempre. Quindi non mancate, madonna mia, che spettacolo! No, è qui, e qui ci vuole il piatto, scusate, voi sarete pure a casa tua, ma io sono a casa mia. come no? No, io inizierei ad assaggiare un pezzetto di quello lì succulento, buono, 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 buono. Ma questa? Sì, vabbè, vabbè. Va bene? È una bella costina quella lì, Mamma mia, fammi qua. Com'è sta cosa? Come l'appoggio io sta costina senza un bicchiere di vino? Fatemi capire. Sicuramente sì, Ti piace bere? Certo mi piace. Vabbè, allora non ti preoccupare, perché dovrai essere ancora qui domani insieme a me. Guarda che bello, bello. Ah, che bello rosso, rubino, brillante. Te lo do anche a te, non ti preoccupare. No, non mi preoccupo, se no mi servo solo. Non è che mi vergogno. Dite che si offende se ce lo metto qui. È un goccetto, non ti allargare. Niente di più, niente di meno. Che sia contenta goda. Mi ha parlato di un concetto che niente, no? Non è tuo questo. No, vabbè, ecco. È Umberto, vabbè. Bisogna rispettare prima quello più alto. Sto vedendo che sta l'acquolina in bocca per su questo gaglioppo. Guarda qua. Al naso. Com'è al naso? Al naso va bene, adesso è la bocca, vediamo. Vediamo la bocca. Allora, tu vedi com'è la bocca il nostro... vabbè. Gaglioppo, io vedo com'è la bocca, invece sta costina. Io provo questo gaglioppo. E intanto i miei operatori e la regia qua mi sviene, mi sta svenendo. Vino buono. Carne buono. Sapore vero, e brindiamo per il filo nero. Ci piace. Bellissimo questo brindisi. Oh ragazzi, quando si dice a casa tua, non dove dovete andare, devi rimanere, dove devi andare anzi, rimani a casa tua, perché non ci manca niente. Abbiamo il vino, abbiamo il suino nero, abbiamo il maiale rosa, abbiamo lui, non si mangia, però fa da mangiare. Fatemi bene. Per me faccio qualcosa. Fai qualcosa. Loro gli dobbiamo dare un pezzettino però. Mica adesso durante la registrazione, dopo, vedi come... È generoso. E se svengono, che vedono questi profumi? No, non svengono, non ti preoccupare, che dopo sanno che cosa gli spetta. Allora, adesso questa pancettina la devi pure assaggiare. La dobbiamo impiattare. Certo. Vedi tu, Umberto, vieni qua, avvicinati. Mamma mia, quel sugo. Senti, ma lì che tipo di pasta ci potremmo calare? Dimmi un po'. C'è io a imparrettarli. Quando si tratta di mangiare, sempre lui risponde. State zitto un attimo. Cosa dice? Due penne rigate. Due penne rigate? No, bocciato. Due penne rigate? Che dici? Umberto! E che ci mettiamo? Glielo dici tu per cortesia che cosa ci mette? Ci mettiamo un po' che imparrettati. Imparrettati. Facciamo imparrettati. Sul imparrettamento. Don Datomo,
Dove è andato? È sparito. È andato a prendere altro finocchietto. Ragazzi, una goduria unica sto maialino. Allora, c'è un sito internet per i nostri amici? Sì. Eh? Consorzionerodicalabria.com. Ma che nuovo il cusino qua? La tradizione. Cioè, noi alla fine ce li abbiamo noi, sti maialini neri. Li dobbiamo pure imparare a mangiare. Fatti spazio. No, io vado bene. Ecco. Dappertutto. Dappertutto, fammi vedere un po'. Senti, ma quindi nella tua macelleria? Sì, che cosa possiamo trovare oltre tutto al nostro nero di Calabria? No, tutto. Io lo sai che sono in ordinazione, una... avrai un po' di tutto. In ordinazione? Sì. E senza poi, ordinazione? Poi senza ordinazione, quello che noi ci viene in mente facciamo. Specialmente io, dipende come mi alzo la mattina, no? E stamattina come ti sei alzato? Benissimo. E ho preparato tutto. Ecco. Ah. Come dire che adesso potrei anche morire, ma me lo dico. Meglio per questo. Ma mosso fino a... La pancetta non si rifiuta mai. Senti, ma questo qui ho sbagliato che lo... Se vuoi mangiarlo questo è buono, è la cotenna, la più buona. È bella croccantina. Ma non mi guardate! No, io non ti guardo. Dite qualcosa. No, perché poi dico una conduttrice, mamma mia come sei magra, che fai, non mangi niente. E io che non provo niente, sono grasso così. Aspetta, dipende il tuo niente, perché secondo me il tuo niente è molto relativo. Ecco, il tuo niente, per esempio, oggi hai mangiato? Qualche cosina. Quasi niente? Beh, più o meno. E quindi? Quindi io avevo la speranza che stasera qua facciamo un bel piatto e mangiamo, no? Allora mi sono risparmiata a mezzogiorno per mangiare stasera. Fammi capire sto risparmio a mezzogiorno in che cosa consisteva? È un risparmio pochissimo, diciamo. Ho risparmiato poco, ho mangiato solo un piattino di lasagna e basta. un piattino di lasagna? Una taglietta, come devo dire, dai. Una taglietta di lasagna, non si è mangiato niente. No, è una comica veramente. Beata fortuna quando ti ho trovato in quella fiera, guarda. Insomma, là il mestolo si deve cuocere a fuoco lento, pure il mestolo. Anche il mestolo, ce lo lasciamo che tanto non si scioglie. Senti, allora fammi una cosa, mettimela qua per favore, a favore di telecamera. Ragazzi, questa qua è facile. Ormai è già pronto. Ecco, a chiunque gli fosse venuta la voglia, il punto vendita è aperto ancora, voglia, c'è tutto il giorno, c'è tutta la settimana. Dove sono sti punti vendita? Le bontà di Rosso. Questo. Che bello, rimbalza. Ma la tua nipotina si mette qua sul materassino. Adesso no, ma prima si dormiva sulla pancia. Che meraviglia. C'ha tutti i maialini che gli raccontano. Allora noi ci un troviamo di cose. Ecco. A Simerimare come dettaglio. Sì. Macelleria, gastronomia, piatti da sport, troveranno porchetta, pollo arrosto sabato fatta alla brace. Palla piano che sennò non prendono appunti. Poi? E poi come azienda siamo alla Petrizia di Sellia Marina. Ecco, se io volessi prenotare, che ne so, di tutto punto, che non ho il tempo di fare le provviste di maiale, quello normale, che perché quello nero glielo lasciamo. Ne fai di meno e lo fai buono. E come? Anziché di farne 10 kg di quello... normale, ne fai 5 di questo maiale nero e mangi una carne squisita. Buonissima. Ottima idea. Ottimo suggerimento. Dipende da uno quello che vuole, se piace, pure perché una carne leggermente più forte. Quindi. Ti do anche una bella chicca. Tanto che buono, mi sono mangiato pure l'osso. Ho visto. Ma quello è buono perché è il tenerello del maiale. Come no, come no, soprattutto per me che soffro di calcoli renali, sicuramente tra qualche se tempo... Se te le manda via. Si riproporranno. No, a parte tutto, dove c'è gusto non c'è perdenza. Ecco, di la verità. Senti, allora, quel brindisi mi è piaciuto un sacco. Allora, io vi rivoglio domani qui di nuovo, perché mi dovete spiegare un attimino, giusto, quali sono gli aromi tipici. Uno ne vedo che spicca, è rosso, come te. Che cos'è? Peperoncino. Ma ditela più di una parola, mi fate bere, io vi faccio le domande per farmi bere, farmi mangiare un pochettino. Peperoncino come? A scaglie? Raccontatemi qualcosa. Allora, c'è peperoncino macinato e un po' a scaglie, ma poca scaglia ce n'è.
E sale. All'esterno, sì, certo, il sale per salare prima, poi dopo la salatura si mette il peperoncino. Ecco, e poi? All'esterno per la pancetta e guanciale e capicollo. Fiocchetto, all'interno delle salsicce, e soppressato mettiamo solo quello in polvere. Ma che spettacolo. Senza quello... E senti, ma la percentuale di grasso ho notato, no, in tutti gli assaggi che ho fatto, e correggimi se sbaglio, grande esperto di maiale nero, presidente, dimmi un po', è scarsa rispetto alla carne, quindi è un prodotto proprio di altissima qualità, cioè nel giusto il necessario di grasso. Sì, perché il grasso non è molto spesso, perché siccome il maiale che cammina sempre, atletico. Il grasso lo elimina. Esatto. Capito? Allora noi abbiamo, guardate un po', riflettete sul pesce tipico del nostro territorio e riflettete sul maiale tipico del nostro territorio, il maiale nero, quindi, che si aggira, va in giro, si fa le passeggiate, cammina, allora è bello atletico, le carni sono belle, anche di una texture, no, abbastanza soda, sì. Sono magri, quindi fondamentalmente consumiamo più questo effettivamente di meno, sì. Ma magari meglio. Sì. Come il nostro pesce spada, lo stesso discorso del pesce spada che si aggira nello stretto di Messina, povero pesce spada, anche quello ha una carne inarrivabile a qualsiasi altro tipo di pesce spada, perché le correnti chiaramente sì. È magro, più magro, gli consentono di, sì. Di mantenere meno, una, meno grassi, quindi ce n'è per tutti i gusti a casa tua. Allora, cari buongustai, Antonio Rosso insieme ad Umberto Mastroianni, vi ricordo, lui presidente del Nero di Calabria. Allora, diffondiamo e valorizziamo la cultura di consumare magari un po' meno nella quantità, visto che appunto è un prodotto di nicchia di alto potere nutrizionale, nutritivo, e scegliamo appunto il Nero di Calabria. E poi ancora Antonio Rosso, che vi aspetta sia nei suoi punti vendita e con tutti questi prodotti, e vi aspetta anche qui domani, perché domani ci farà vedere altre due ricettine. Una è una pasta tradizionale buonissima, noi adesso la andiamo a calare i nostri imparrettati, e l'altro sarà un arrosto da servire in tavola, e questo ve l'ho detto. Rimanete con noi e tante cose buone da mangiare a tutti. Ma non te lo sei finita ancora sto vino? Dai, forza, vieni, a domani.